presidio al Ministero della Salute organizzato a Roma per consegnare anche la petizione firmata da 65.000 cittadini contro l'innalzamento dei limiti all'elettrosmog. Stare davanti al Ministero della Salute per chiedere al ministro Orazio Schillaci di non rendersi assolutamente protagonista dello smantellamento di una delle norme più cautelative a livello internazionale per quanto riguarda la protezione ambientale e sanitaria dell'irradiazione elettromagnetica. È un problema grosso, è un problema grave, riteniamo che sia il vero e proprio trattamento sanitario a cui viene sottoposta tutta la popolazione, e quindi aumentarlo da 6 volte per metro fino a 24, a 30 o magari ancora di più significherebbe sottoporre ognuno di noi a un vero e proprio salto nel buio. Noi chiediamo di non fare delle vere e proprie cavie umane ai cittadini italiani, chiediamo di mantenere i limiti attuali, anzi di puntare alla minimizzazione del rischio, quindi puntare a tecnologie alternative, puntare a qualcosa di più sicuro e di meno impattante a livello ambientale. Continueremo la nostra dimostrazione, continueremo a manifestare il nostro dissenso finché ovviamente questa norma non verrà accantonata, e continueremo anche a sensibilizzare l'opinione pubblica, perché questa è una battaglia di civiltà che non riguarda soltanto noi ma riguarda tutta la popolazione civile. Una delegazione di manifestanti al termine del sit-in è stata ricevuta dalla segreteria tecnica del Ministro della Salute con la documentazione prodotta. Le richieste sono adesso sul tavolo del capo di gabinetto e del ministro Schillaci. C'è stato garantito, dicono Maurizio Mortucci, l'avvocato Cristiano Fuduli, che verranno valutate correttamente. Il Lungotevere è stato presidiato da un gruppo di manifestanti con bandiere Stop 5G e lo striscione No al golpe elettromagnetico. Venerdì prossimo si replica a Roma dalle 18 al Casale San Nicola 150, zona Olgiata alla Storta Roma, assemblea aperta a tutti i cittadini, comitati e gruppi. Ma durante il presidio Martucci ha letto pubblicamente il contenuto dell'istanza consegnata al vertice del Ministero della Salute. Con la presente richiamati tra gli altri rapporti del Bio Initiative Group, quello del Parlamento Europeo nella risoluzione del 2009, dell'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione 1815 del 2011, siamo a chiederle di non innalzare i limiti soglia di inquinamento elettromagnetico per evidenti pericoli e potenziale aggravamento dei danni alla salute pubblica. Noto come già gli attuali limiti si basino esclusivamente sui soli effetti termici acuti e non certo sugli effetti biologici e ambientali cronici dovuti all'esposizione. Nonostante esista ormai numerosa evidenza scientifica sulla presenza dei rischi per la popolazione riscontrati anche a bassi livelli, considerato come la legge quadro del 2001 citi sia il principio di precauzione sancito dall'Unione Europea come approccio prudenziale alla gestione del rischio, che il principio di minimizzazione all'ARA, cioè il livello più basso ragionevolmente ottenibile come radioprotezione, tanto che in Svizzera, come noto, vige la norma dei 5 volt per metro. Al riguardo si tiene quindi a precisare come l'ipotizzata proposta di innalzare per mezzo di un decreto legge il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità sia non solo il movente del simbolico sit-in di oggi in piazza Castellani, ma anche oggetto di una forte opposizione civile e della petizione popolare lanciata dall'Alleanza Italiana Stop 5G, sottoscritta da circa 65.000 cittadini. Il titolo della petizione è Stop 5G, moratoria nazionale in difesa della salute pubblica, della quale inviamo oggi significativo riscontro corredato da tutte le firme assunte. Inoltre, facendo seguito alle indicazioni ricevute nel 2021 proprio da parte di codesto Ministero della Salute circa la possibilità di offrire tutela sostanziale ed effettiva ai cittadini colpiti dalla sindrome altamente invalidante dell'elettroipersensibilità, ovvero quanti già adesso patiscono sulla propria pelle e con forti limitazioni alla vita socio-relazionale e lavorativa l'ubiquitaria e cumulativa overdose elettromagnetica negli attuali limiti cautelativi ma non
pienamente protettivi dei 6 volte per metro rilevati nelle 24 ore? Questa è una riformatio in peius tutta all'italiana, visto che prima del 2012 il rilevamento era nei 6 minuti e in Europa ancora oggi è misurata nel picco dei 12 minuti. Si precisa che, corredata da relativa bibliografia, fornita tutta la documentazione scientifica occorrente e necessaria, insieme a ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente, da circa 9 mesi, cioè dalla nostra richiesta presentata il 4 ottobre del 2022, si è ancora in attesa di una risposta da parte della Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale. Attesa che a maggior ragione quanto all'ipotizzato provvedimento nella sopra citata bozza del decreto telecomunicazioni, rende ancora più urgente e necessaria una presa di posizione ispirata al buonsenso e al principio di prevenzione del danno da parte di codesto ministero a tutela dei più sensibili e svantaggiati. Si tiene anche a sottolineare, egregio ministro professor Schillaci, come le azioni civiche sostenute sin dal 2018 dall'Alleanza Italiana Stop 5G a difesa della salute pubblica, sempre più minacciata dal pericolo invisibile dell'elettrosmog, si annoveri anche un precedente incontro tenuto esattamente qui nel 2020 al Ministero della Salute, al tempo presieduto dall'onorevole Roberto Speranza, così come nello stesso anno un altro incontro è avvenuto all'Istituto Superiore di Sanità nel colloquio col professor Silvio Brusaferro. Ciò lo si sottolinea affinché un domani non si possa sostenere che le istituzioni preposte alla difesa della salute pubblica non abbiano contezza dei pericoli in atto, né siano state per tempo adeguatamente informate e sollecitate dall'azione politica intrapresa da parte della cittadinanza consapevole e attiva. Infine, si tiene a citare lo stralcio di un'istanza presentata nel 2021 da parte di autorevoli scienziati di fama internazionale ed inoltrata all'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al tempo in cui, ieri come oggi, l'esecutivo provò ad innalzare l'elettrosmog per poi ripensarci, facendo marcia indietro. Sarebbe una mossa retrograda, dicono gli scienziati, è poco saggio aumentare i limiti di esposizione di radiofrequenze previgenti italiani per raggiungere limiti di esposizione inadeguati raccomandati dall'ICNIRP. L'Italia ha guidato il mondo negli ultimi 20 anni nel dimostrare che i limiti di esposizione per la protezione della salute sono più bassi e protettivi per le radiofrequenze. Un appello alla prudenza e alla tutela, quindi, ci consenta di rimarcare, egregio ministro professor Schillaci, quanto mai attuale e da sottoscrivere. Siamo in attesa di sua risposta e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, informazione o integrazione. Alleanza Italiana, Stop 5G.